Buonasera a tutti, diamo inizio al secondo incontro, alla seconda tappa dell'itinerario quaresimale di quest'anno dal titolo Vivere la gioia del Vangelo. Ci aiuta ad entrare subito nel clima, prima la lettura di due brani questa sera, il primo tratto dal Vangelo di Luca ed è la parabola del buon samaritano, quindi alcuni numeri dell'Evangeli Gaudium. Dal Vangelo di Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fassò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola di Dio. Dalla gioia del Vangelo. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova. Mosè ascoltò la chiamata di Dio: Va, io ti mando, e fece uscire il popolo verso la terra promessa. A Geremia disse: Andrai da tutti coloro a cui ti manderò. Oggi, in questo andate di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa e tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata. Uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.
Non voglio una chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c'è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: voi stessi date loro da mangiare. Ora il momento della meditazione, dell'interiorizzazione personale di questi due testi profondi, della parola di Dio e dell'esortazione apostolica, è aiutata da un brano musicale, il preludio e fuga in Do maggiore di Johann Sebastian Bach. Thank you.
nella Chiesa dei primi secoli il tempo della Quaresima era un tempo molto forte, perché era un periodo dove i cristiani si riunivano attorno al loro vescovo e attraverso il digiuno, la penitenza, l'elemosina, l'ascolto della parola di Dio, la partecipazione all'Eucaristia, mostravano realmente, concretamente il loro desiderio di conversione, il loro desiderio di aderire più radicalmente al Vangelo e all'esempio di Gesù. E questo percorso in quelle chiese, in quelle comunità, era fatto attraverso un pellegrinaggio. Ci si spostava in diverse chiese, si faceva tappa in diverse chiese. E la scelta delle chiese non era casuale, perché la scelta ricadeva su quelle chiese che contenevano i resti dei martiri e dei santi, perché il loro esempio poteva essere di sprone per una vita cristiana più santa, più vicina al Vangelo. Ma erano anche chiese che al loro interno avevano diversi tesori artistici, cioè parlavano il linguaggio dell'amore di Dio attraverso il linguaggio dell'arte. Il nostro itinerario di Quaresimale, iniziato 6 anni fa, è leggermente diverso, perché non è stazionale, noi non ci spostiamo di chiesa in chiesa, rimaniamo sempre in una chiesa, ma anch'essa per noi è particolare. Anche in questa chiesa di Sant'Agostino c'è la presenza del corpo di un santo, il nostro beato Alberto Marvelli, il cui insegnamento, il cui esempio, la cui testimonianza di carità parla ancora. Ma è anche una chiesa che ci parla dell'amore di Dio attraverso lo splendore e la bellezza dell'arte della scuola riminese del 300. E in questi anni la nostra diocesi si è sempre soffermata, si è sempre confrontata con un tema particolare, un tema diverso, per vedere se il nostro cammino personale di comunità locali, di comunità diocesana, ecco, fosse in sintonia con il cammino e la proposta del Vangelo. Quest'anno il tema con cui ci confrontiamo è appunto vivere la gioia del Vangelo, mettendoci sulle tracce di Papa Francesco. La domanda di fondo che ci poniamo è proprio questa: la mia vita di cristiano, la vita della mia comunità parrocchiale, della nostra comunità diocesana, è al passo con la vita della Chiesa universale? Una Chiesa che il Papa Giovanni Paolo II, immettendola nel nuovo millennio, la invitava ad essere, a prendere il largo, duc in alto. Una Chiesa che il Papa Benedetto XVI ha voluto penitente per liberarsi dalla tanta sporcizia, per togliersi di dosso l'autorità e vestire invece l'umiltà, la testimonianza, e lui stesso ce ne ha dato un esempio. La Chiesa che ora Papa Francesco invita a riformarsi spiritualmente, ma anche nelle strutture, per poter essere davvero una chiesa missionaria in uscita. Ecco, dopo il primo passo compiuto lunedì scorso, oggi insieme ci interroghiamo su questo secondo aspetto: una chiesa in uscita fedele al Vangelo, la chiesa come ospedale da campo, riprendendo questa immagine così plastica che il Papa ha usato nella ormai famosa intervista ad Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. Ad aiutarci in questo percorso, questa sera abbiamo chiamato Don Giovanni Nicolini,
che non è per noi uno sconosciuto. L'anno scorso è stato in mezzo a noi e tutti lo ricordiamo perché l'abbiamo molto apprezzato per il suo intervento. Laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano, ha compiuto poi gli studi teologici alla Università Gregoriana di Roma, è sacerdote della diocesi di Bologna, dove è stato ordinato nel 1972. Dal 1999 è parroco a Sant'Antonio di Padova alla Dozza e annovera nella sua parrocchia anche il carcere della Dozza e da alcuni mesi è anche parroco all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Possiamo dire che Don Giovanni attraversa il campo delle ferite dell'umanità di Bologna, lo attraversa da tanto tempo, ogni giorno. A livello diocesano ha ricoperto diversi incarichi, dopo assistente diocesano dell'Azione Cattolica, sotto l'episcopato del Cardinal Biffi è stato vicario episcopale della Carità e direttore della Caritas diocesana. È fondatore e superiore delle Famiglie della Visitazione, una comunità monastica legata alla piccola famiglia dell'Annunziata fondata da Don Giuseppe Dossetti. Io mi fermo qui, lascio a te Don Giovanni la parola, noi ci impegniamo a seguirti con attenzione nel silenzio, nel percorso che vorrai proporci. Bene, per fortuna fra pochi giorni compio 75 anni e vado in pensione, quindi metterò fine a tutti i guai che ho combinato. Ho scelto per il nostro incontro di questa sera di farmi prendere per mano dalla parabola del Samaritano perché mi è più semplice considerare le cose, non tanto perché qualche volta esco a cercare qualcuno, qualche volta con un pochino più di imbarazzo porto a casa qualcuno e ho un po' timore che i miei fratelli si stufino delle mie avventure fuori casa, però più di tutto la parabola del Samaritano mi è cara perché io sono stato fondamentalmente soccorso dalla bontà di Dio, quindi io conosco la periferia della vita e quindi conosco la bontà del Signore, perché mi è venuto a cercare, anche molto lontano mi è venuto a cercare. Prima ascoltavo volentieri quella musica che ha un vantaggio, quindi anche se non siete espertissimi di tecnica musicale ha un grande vantaggio che è facile questo testo di Bach, quindi si riesce a metterlo insieme abbastanza bene e abbastanza alla svelta. E però ricordavo che lo suonavo in circostanze della mia vita molto diverse, molto lontane. Però mia madre mi è venuta a cercare, per esempio, e non solo lei, e quindi sono un ritrovato io. Allora sì, per questo volentieri provo a dire qualche parola su questa parabola evangelica. Sapete che è solo Luca che la ricorda e la colloca in questo decimo capitolo del suo Vangelo, che è un capitolo pieno di gioia. All'inizio del capitolo fa fare dei primi esperimenti di predicazione alla sua gente, ai suoi discepoli, escono, sono in parecchi già, e ritornano tutti contenti, le cose sono andate benissimo. E dopo però è lui che è tutto contento, perché attraverso queste vicende è sempre più convinto che il Padre, che ringrazia con gioia, nasconde i suoi misteri ai sapienti e ai dotti e li regala ai piccoli. E poi guarda ancora la sua gente e dice: ma beati i vostri occhi che vedono. Ecco, è tutta una grande gioia, è questa gioia del Vangelo,
che la grande riforma del Papa ha avviato per la Chiesa è una riforma straordinaria. Probabilmente sbaglio, ma io in questo momento la ritengo una riforma storica, epocale, in modo assoluto proprio. E da un po' di mesi sto cercando di studiare un po' questa faccenda, mi ci perdo dentro anche, perché in realtà attraverso gesti, parole, così, dove potrebbe essere in fondo anche lui stesso confinato in un clima di simpatia, in atteggiamenti, diciamo, cordiali, semplici, ma sotto invece c'è un progetto enorme, secondo me. E non ci si torna più indietro. Non si torna più indietro per almeno per due motivi. Il primo è che in qualche modo qualche cosa di scritto c'è già, perché c'è il concilio di 50-60 anni fa. Ne abbiamo fatto poco di questo concilio in questi decenni, ma intanto c'è. Va meno gente in chiesa oggi, ma la maggioranza di quelli che vanno in chiesa sono contenti di questo indirizzo che si è preso. E poi sono molto contenti quelli che non ci sono dentro alla comunità ecclesiale. Io, oltre a queste deliziose parrocchie di cui prima si diceva, ho da alcuni anni una che io chiamo la parrocchia degli atei. Sono un gruppo di persone, siamo una cinquantina di persone, si chiamano atei e non, ma quasi tutti sono atei, conosciuti nei miei malaffari della Caritas, nei giri per trovare l'ospitalità per lo straniero, per andare a cercare delle donne troppo sole nella notte. Ho conosciuto anche tante persone, insomma, no? E fuori. E però con loro si è realizzato un rapporto molto importante, molto prezioso. Io non credo che, non penso che nessuno di loro diventerà cristiano, non lo so. Però certamente si è stabilita un legame di amicizia, di comunione, di conversazione, che di fatto mi prende molto. Ogni volta uno di loro propone l'argomento per la volta successiva, quindi sabato sera ci vedremo sul tema della cura, prendersi cura, mi pare che sia questo il titolo. Ho anche organizzato un pellegrinaggio per gli atei a Gerusalemme. Dopo si scrivevano troppi e ho minacciato di fare l'esame, perché dico, ma è possibile che siete tutti atei? Perché insomma, un po' idolatri lo siamo tutti, ma atei è una cosa un po' impegnativa, insomma. Per dire che, insomma, quindi certamente conosco un po' che cosa voglia dire essere fuori, essere cercati, essere trovati, essere portati al riparo, e che cosa vuol dire se qualcuno si prende cura di noi. E poi anche un po' della mia vita è andata consumata, spesa, insomma, anche divertita, così. Allora, che dire? Proviamo a dire qualche cosa di questo testo, in cui ci guida un personaggio, che è questo dottore della legge. Fate finta che siamo un po' anche noi così, che gli facciamo delle domande, vogliamo un po' capire chi è, vogliamo anche metterlo alla prova, questo Gesù. Questo fa sì che il testo sia certo dedicato a questo evangelizzare in periferia, però molto raccolto intorno al verbo fare, fare, che apre e chiude il testo. La domanda è: che cosa devo fare per avere la vita eterna? E si chiude con la parola di Gesù, dice: adesso vai e fai anche tu così. D'altra parte anche l'invito del Vescovo di Roma è stato un invito sull'azione, sul fare. Bisogna uscire, è vero? Andare fuori, andare in periferia, cercare, accogliere, cosa molto delicata, molto delicata, perché siamo un po' malabituati, in modo particolare nel pezzo di mondo in cui viviamo noi, in questa regione, perché c'è stata una tale spinta sia della società che anche della comunità ecclesiale a creare istituzioni di attenzione, di accoglienza, no? Che un po' noi ci siamo disabituati. Quindi quando c'è qualche cosa che non funziona,
è vero? Diciamo, ma com'è che l'assessore non se ne occupa? Ma com'è che la Caritas non va? È vero? Perché ci aspettiamo che la macchina funzioni e così noi siamo più tranquilli. Io insisto nel dire che ai tempi di Peppone e Don Camillo le cose le faceva la gente, insomma, perché non c'erano le istituzioni. Le istituzioni sono belle, ma un po' possono essere anche pericolose, perché tolgono questa responsabilità personale. Adesso con questo invito del Papa a uscire tutti a evangelizzare, non solo gli specialisti o i santi, tutti noi, anche noi possiamo e dobbiamo uscire, e questo è una voce che ci riguarda personalmente. Ecco, questo mi sembrerebbe molto importante considerarlo questa sera. Dunque quella gli fa la domanda su che cosa bisogna fare per avere la vita eterna. La vita eterna non è che va pensata solo dopo la morte, diciamo. La vita eterna è la vita del Signore, è la vita di Dio, è la vita cristiana. Allora lui gli chiede che cosa deve fare per avere una vita nuova adesso. Adesso del paradiso sappiamo poco, no? Mio papà ci ha insegnato tante cose, ma con pochi discorsi sul paradiso, perché il Vangelo ne dice poco. Invece il Vangelo dice molto sulla terra, molto, molto, molto. E mio papà ci spiegava molto come la terra era diventata celestiale, perché il cielo era caduto sulla terra. E lui era sceso fino da noi, tutto era stato trasformato, tutto era diventato bello. Come si fa a vivere questa vita? E dice, ma lo sai, no, prova a dire, tu sei un dottore della legge, e lui gli dà la risposta tutta giusta, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, il prossimo tuo come te stesso. Bene, dice, allora sei a posto, fai pure. Lui vuole giustificarsi. Cosa vuol dire questo giustificarsi? È vero, è una domanda sul prossimo che lui fa. Chi devo amare? C'è qualcuno che devo amare, ma c'è qualcuno che anche ne faccio a meno, posso farne a meno, devo farne a meno. Come si fa a orientarsi sul prossimo? Lui, per rispondergli, è vero, sapete che gli capovolge la parabola, no? Perché? Perché per noi il prossimo è quello che noi possiamo aiutare, no? Invece la parabola sarà il racconto di uno che si è fatto prossimo per aiutarmi. E quindi è il grande canto della prossimità di Dio. Non siamo noi che andiamo da Dio, è Dio che viene da noi. Adesso noi stiamo facendo le benedizioni pasquali, e quindi ogni sera, alla fine delle benedizioni, diciamo messe in una casa. E perché lo fate? È perché io sento molto il bisogno di far capire che è il Signore che viene a trovarci. E questo discorso dell'andare in periferia e portare il Vangelo incoraggia molto in questa direzione, perché che cosa trova in periferia? Ma è quel che trova. E che cosa c'è nelle case delle nostre parrocchie? C'è quel che c'è, la vita della gente, la nostra vita, le nostre povertà, i nostri affetti, le nostre crisi. Il Signore viene lì. Se fossimo noi a dover andare da Lui, quante abluzioni dovremmo fare per presentarci a Lui? Invece così non ce n'è bisogno, perché è Lui che si contamina venendo da noi. È Lui che ci vuole bene così come siamo, e così come siamo suona il campanello di casa, entra in casa nostra, entra nella nostra realtà. Perché lo fa? Perché ci vuol bene. Perché ci vuol bene. Quindi non tanto noi che andiamo da Lui, quanto Lui che viene da noi. Lui che entra nella nostra vita, nel nostro pensiero. Allora, per spiegarglielo, gli racconta questa storiella, no? Di questo ometto che scende da Gerusalemme a Gerico. È una buona discesa, ci sono 1000 metri di dislivello, no? Tra un poco più di 30 chilometri, perché Gerusalemme è quasi 800 metri, Gerico è la città più antica, più calda e più bassa del mondo, ed è sotto 300 metri il livello del mare. A un certo punto, quando si scende anche per la strada, c'è una striscia che dice che quello è il livello del mare, ma si continua a scendere. Questo omino è in discesa, come è un po' la vita, insomma, delle persone. Come va la vita? Si scende, insomma, no? L'anno scorso ero più in forza, quest'anno un po' meno. L'anno scorso vedevo meglio il fondo di questa bella chiesa, oggi lo vedo un pochino meno, si scende, per giunta gli saltano addosso dei nemici,
delle inimicizie, lo percuotono, lo derubano e lo lasciano lì, mezzo morto. Questo è il quadro di partenza. C'è un piccolo intermezzo perché passa un sacerdote, lo vede e fa dall'altra parte. E così fa anche un levita. Non sono dei mascalzoni, e non c'è da denunciarli per omissione di soccorso. Hanno delle ragioni, perché un sacerdote non può andare vicino al corpo di un morto, un sacerdote ebreo, dico, perché altrimenti non può offrire i sacrifici nel Tempio se non con delle lunghe liturgie di purificazione. Quindi fanno male andare via, però d'altra parte non possono far altro. E nella memoria evangelica è interessante per vedere che andava tutto bene, però c'erano dei limiti, no? E quindi quella fede dei nostri padri, pure così potente, gloriosa, aveva dei limiti, e oltre certi limiti non poteva andarci. E quindi se uno è mezzo morto, come si fa? Ma passa un samaritano. E chi è? L'anno scorso mi ricordo di aver portato un'icona della parabola del figlio al prodigo, perché ce l'avevo. E quest'anno non ho una icona del samaritano, no, un santino piccolino. E anche c'è una curiosità. Vi ricordate che l'anno scorso notavamo che quel figliol prodigo che era tornato a casa, a vederlo bene bene bene, aveva delle stranezze, perché aveva dei buchi nelle mani, dei buchi nei piedi, poi aveva il fianco ferito. Ma chi era quel figliol prodigo? Pazzie. Gli iconografi sono pazzi. E quel figlio al prodigo che tornava a casa l'avevano rappresentato nella dimensione di Gesù. E come è tornato? Sì, perché era andato via dal padre e aveva sperperato tutto, vero? E tornava tutto nudo e ferito alla casa del padre. Nelle feste dell'ascensione ci sono dei cori angelici che dicono: ma è proprio lui o un altro, perché si è ridotto così male che non lo riconoscevano. Bene, sapete, quest'anno, questa volta, in questo testo, quel samaritano, chi è quel samaritano? Ecco, nell'iconografia è Gesù, è Gesù. È vero, in molta tradizione iconografica lui c'ha proprio anche il cerchio intorno alla testa con su gli emblemi del Cristo. È il Cristo che si ferma per curare. Però la parabola è ancora più curiosa, perché è quello ferito chi è? Ma è ancora lui, è ancora lui, per dire che abbiamo sempre a che fare con lui, è vero? Anche noi siamo dei poveri cristi, si dice così anche a Rimini, no? Quando uno è ridotto male, è un povero uomo, si dice: è un povero Cristo quello lì, è vero? Sì, certo, è un povero Cristo. E lì succede una cosa enorme, è vero? Perché questo ebreo che è mezzo morto sulla strada è un nemico, e questo samaritano ha tutti i motivi per non sopportarlo. Un grande spirito cristiano del secolo scorso, che si chiama Ivan Illich, dice: per capire questa faccenda dovete pensare che è come se fosse un palestinese che vede un ebreo ferito. Dice: è la volta che gli do una pacca a questo qui. E invece lo vede e si commuove. Pensate che usa due verbi, vedere e riempirsi di misericordia, di commozione, che vengono normalmente detti sempre di Gesù. È Gesù che arriva in un paesino, sta facendo il funerale di un ragazzo e la mamma che l'accompagna, lui vede e si commuove. Gesù vede e si commuove, continuamente. E quindi vede, quindi si ferma, si piega, è il mistero di Dio, che si commuove e si piega sulle nostre povertà. E quindi è questo il grande incontro che avviene, di questo Cristo che è uscito dalla casa del Padre, è venuto nella periferia della storia, che siamo noi, e va a cercare queste creature perdute, che siamo noi. Per cui noi che siamo tutti in quest'aula questa sera, siamo tutti dei ritrovati, è vero? Siamo tutti dei ritrovati. Di me ho accennato, ma posso pensare che anche voi possiate raccontare la vostra storia, la storia della vostra salvezza, di come il Signore vi è venuto a cercare, vi ha trovato e si è preso cura di voi. Che questo samaritano sia il Signore, capisco che è un po' strano dirlo, ma qualche sintomo c'è. Intanto lui, Gesù, ha simpatia per i samaritani,
mentre gli evangelisti pochi. Luca sì, Luca li guarda con affetto i samaritani, ma gli altri, nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, per trattare male il Signore, i suoi nemici dicono: ma te sei un indemoniato e un samaritano, proprio di un disastro. A Bologna si dice sei un ferrarese, per parlarne male, ma siamo poco gentili, vero? E poi un pesarese di neve. Dice un samaritano, sciagurato. Però questo fatto di essere così invece un estraneo, un diverso, uno che non c'entra, questo attira Gesù. Gli piace nascondersi dietro delle forme di presenza così piccole, così povere, e così modeste, ecco, e quindi per questo motivo è lui. Ma poi che lui sia Gesù, ci sono dei segni. Intanto vi ha detto che vede, si commuove, e poi vedete, si avvicina e lo cura. E come fa a curarlo? Ha due fiaschette da viaggio, vero? Una olio, l'altra vino. Beh, è normale per un viandante, però sono i segni dell'economia sacramentale, l'olio e il vino, vero? L'olio dello spirito, il vino del sacrificio, e si prende cura di lui. E poi lo porta all'albergo. Lo porta all'albergo o lo porta all'ospedale da campo? Ecco, ho pensato che quell'albergatore, poveretto, era dentro in questo albergo, e forse era un ospedale da campo. È vero, e appunto capita un po' anche a casa mia, che qualche volta arrivo la sera con qualcuno dicendo: abbiamo un letto, e uno dei miei fratelli mi dice: stasera chi porti a casa? È vero, chi porti a casa? Però abbiamo fatto un patto che io porto a casa, ma anche loro possono portare a casa, quindi ognuno può portare a casa. Qualche volta la difficoltà è trovare il letto, ma chi hai portato questa sera a casa? E com'è è bello questo. E sapete che cosa mi ricorda? Appunto quello che vi accennavo prima, perché una sera mia mamma mi ha portato a casa. Non potrò mai dimenticarlo questo, non potrò mai dimenticare il suo sguardo, la sua tenerezza e nello stesso tempo la sua severità. Adesso vieni con me e ti porto a casa. E mi ha portato a casa, Però mi pare che queste periferie, no? Ecco, tutti noi le conosciamo. Allora proviamo a metterci d'accordo che invece di dire: ma non c'è la Caritas che se ne occupa, è vero, No, ci sei tu, ci sei tu che te ne occupi. Un po' di tempo fa sono arrivati a Bologna, quanti arrivano a Bologna, il prefetto ha dato ordine di non dire quanti sono che arrivano a Bologna. Lo sappiamo in alcuni che in mezzo alla notte siamo chiamati ad andare alla stazione a ricevere, e dove li metteremo? Come faremo? Ci aspettano dei tempi difficili, è vero, in questo senso. Allora... credo che questo uscire e poi portare nell'ospedale da campo sia reso bene da questa piccola parabola. Lui prende cura di questa persona, la porta lì la cura ancora, e poi dice all'albergatore: prenditi cura di lui. È vero, è bellissimo questo passaparola, no? È bellissimo pensare che quindi nella sua forma più semplice non è uno qualsiasi che ci porta a casa una persona, è lui, è il Signore. È andato a cercarlo, l'ha trovato. Da chi lo porta? Lo porta a te. Non sa dove portarlo. Non ha nessuna persona meglio di te. È vero, credo che se ci sentissimo più coinvolti da questa insistenza cordiale del Signore, che dice: guarda, non so proprio come fare, lo porto a te però. Cominciamo così, ecco, magari non siamo subito noi quelli che usciamo in periferia, no? Noi siamo lì, nella nostra vita, così com'è. Credo che oggi farsi una domanda su questa possibilità di dire: va bene, lasciamelo qui, sia molto importante. Vi dicevo, erano arrivati un gruppo di ragazzi africani, tutti molto giovani, ed erano stati tutti portati in una villa. Anche lì abbiamo fatto un po' una figura un po' magra, perché la prefettura ha chiesto alla nostra curia: avete dei posti per poter ospitare?
Si sono guardati un po' in giro, il vicario generale ha fatto una gaffe clamorosa perché ha detto che avevamo il seminario pieno di posti, è vero, i vuoti di seminaristi, dopo è stato un po' sgridato, anche se è il vicario generale, non si dicono mica queste cose. E quindi abbiamo detto, no, posto non ce l'abbiamo, solo che il prefetto aveva visto che avevamo una villa vecchia fuori città e ce l'ha requisita, insomma, cordialmente, insomma, con belle maniere. E questi ragazzi sono stati messi tutti lì dentro. E dopo un po' erano tutti innervositi però, perché finché non c'era il permesso di soggiorno bisognava che stessero lì e quindi si era creata anche tensione tra di loro. Allora sono andato con la mia parrocchia degli atei una sera a trovarli. L'hanno voluto gli atei, andiamo a trovarli. Io ero piuttosto perplesso, dico ma non so se dopo ne usciamo bene. No, andiamo. Io ero stato la sera prima, vabbè se volete ci andiamo. Siamo andati, passata la serata, poi si è cominciato a parlare e si è scoperta una cosa stranissima, perché erano nervosissimi perché volevano poter uscire e poter andare, ma si erano accorti che i permessi stavano arrivando. E che cosa succedeva quando i permessi arrivavano? Che però non si poteva più star lì e bisognava uscire. E bisognava andare per Bologna, dove non c'è una casa che si trova e non c'è un lavoro che si prende. E bisognava pensare di migrare per la città. E quindi piano piano quella sera è diventata una sera difficile con questi ragazzi che comunicavano, no? Questa angoscia, desiderio di uscire, paura di uscire, non abbiamo nessuno, giovani. E un po' di ate e mie amiche potevano essere le loro mamme, no? Tranquillamente. Quindi ho cominciato a dirmi di qualcosa. Ho detto no, fatemi dire niente stasera, stiamo qui. Io ascolto, no, devi dire qualcosa. Dico guarda che dopo andiamo male, parla. Avevo in mente questa roba qui del Samaritano, ho detto ma insomma, noi siamo qui una quarantina stasera in visita, parrocchia degli atei, qui sono una cinquantina di ragazzi, se ognuno di noi ne prende uno, lo adottiamo per 5-6 mesi, gli insegniamo l'italiano, lui intanto comincia a cercare il lavoro e noi stiamo male vicino a lui perché non lo si trova. Chissà che ci innamoriamo e poi gli diciamo va bene, ma resta, perché vai via? E però questo ha spaventato molto, allora un momentino però permettetemi di spaventarvi. I quaresimali un po' devono anche spaventare, no? Insomma, è vero. Sì, per dire proviamo a pensarci, insomma. Se in questo momento noi come comunità cristiana non siamo chiamati a una risposta anche più diretta, magari uno non ha un letto dove mettere, però può fare una carezza, io mi impegno per una carezza, tutti i giorni vado a carezzare una persona, bene, proviamo a pensare a questa obbedienza all'indicazione del Papa come un nostro impegno personale, una specie di scommessa con noi stessi, capite? Non che funzionino le istituzioni. Le istituzioni funzionano, ma non sono in grado di fare dei passi di novità. Solo il tuo cuore è capace di fare delle novità, è vero? Il tuo pensiero. Però a scoprire che, insomma, in fondo lì, in quel sottoscala, un lettino forse ci stava. Proviamo, dai. Gli diciamo che lo pigliamo per un mese. Poi vediamo. Ecco, è un'avventura personale, capite questa? È vero? Allora, cominciando da quella cosa dell'albergo e dell'albergatore, te l'ho portato, puoi prenderti cura? Va bene, lasciamelo qui. Dice, guarda, ti do due monete, ti do due denari. Per Sant'Agostino i due denari sono l'Antico e il Nuovo Testamento, lui pensa sempre così in grande, vabbè. Ma soprattutto è interessante perché gli dice poi, e quello che spenderai in di più, te lo restituirò. Ma che cosa gli spenderai? Cosa gli darai? La vita gli darà, perché questo è il voler bene, no? Quando 300 anni fa avevamo una morosina, le prendevamo il braccio e le dicevamo ti voglio un bene da morire, adesso non si usa più, penso, per così. E però in quel dire ti voglio un bene da morire c'era un'evocazione, non c'è dubbio, perché c'è uno che ci ha voluto un bene da morire, no? Non c'è dubbio, ci stiamo preparando a questo. Stiamo camminando verso questo, di uno che ci vuole un bene da morire,
È bellissimo perché sta saltando fuori una cosa. Adesso qui ci sono i vostri preti, c'è anche Sua Eccellenza, che sia un po' prudente, però io sento molto, molto potente questa cosa di che lui ci vuole un bene da morire. Per cui devo dirvi che da quando ci siamo visti l'anno scorso a questa sera, mi è successo un fatto che è delicato, che è poi il dir messa, perché dice, beh, sarà mica granché, poi quanti anni sono che dici messa, sì. Però è successo che quando si arriva a quelle parole della consacrazione, sono sempre più delicate per me, perché sono lì con la mia gente, poi si arriva a quel punto, prendete, mangiatene tutti. È quella parola tutti lì, capite, che mi fa problema, perché io la guardo, la mia gente, e so che non tutti verranno a mangiare. Col calice la cosa peggiora, perché dice che quel calice lì è il sangue versato per voi, tutta questa brava gente, benissimo, e per tutti, qui bisogna uscire però, e per tutti, capite? In remissione dei peccati, per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Ma c'è qualcuno che è fuori? Non lo so. La sua intenzione però, certo, era ben per tutti. Poi dopo il giudizio di Dio, nessuno lo può dire. Dice, c'è cosa dici te dell'inferno? E dico, ho paura che sia stato preparato per me. È vero, perché sì, certo, la vita che ho messo insieme è il giudizio di Dio. Insomma, non so mica come farà. È vero, ce la farà a salvarmi? Certo, versato per voi e per tutti. Credo che fino a questa sera l'inferno ci sia e sia vuoto. Tornando a Bologna, se vado contro un palo, dopo non so cosa succede, vero? Anche per gli abitanti dell'inferno, forse uno ci sarà. Però per quel tutti è così potente. L'avvertite com'è potente. E lì c'è una potenza che è volontà di salvezza. È versato per voi e per tutti. Quando qualche anno fa avevano detto che per tradurre più correttamente dal latino bisognava dire per voi e per molti o per i molti. Per carità, dicevo, mamma mia, non so come farò. È vero, pensavo che non ce la facevo, però a dire per molti, perché mi sembra che lì sia evidente questa potenza assoluta, universale, capite? Perché altrimenti il Papa non mandava fuori tutti a evangelizzare, dice no, ma ci vanno già gli specialisti, ma ci vanno già i missionari, ma ci vanno già, no, anche tu, perché tutti, perché li vuol portare a casa tutti, perché per quello che ci riguarda, tutte le volte che andiamo a messa, noi ci sentiamo dire questa volontà assoluta. Questo per me è diventato molto forte adesso. E quindi non nego assolutamente che ci sia un giudizio di Dio, ma non posso non dire continuamente a me stesso, e poi anche a voi questa sera, che però lui, capite, se li aspetta tutti a casa. È per quello che bisogna tutti evangelizzare e che bisogna fuori andare e andare dappertutto e da tutti, perché tutti devono sapere di essere amati da Dio. Perché non si tratta, capite, di essere il prossimo che io devo amare. Io sono il prossimo amato. Il gioco si è verificato così, e cioè che lui è diventato il mio prossimo. Di quelli là che sono passati vicino a quell'ometto che era mezzo morto sulla strada che in discesa va da Gerusalemme a Gerico, di quei tre lì, quindi il sacerdote, il levita e il samaritano, secondo te chi è stato il suo prossimo? E dice, suppongo quello che ha avuto misericordia di lui, è certo, è certo. Il mio prossimo
capite? Prima di tutto è quello lì. Prima di tutto il mio prossimo è Lui, il Signore, nella meraviglia dei Suoi angeli, perché io il Signore non l'ho mai visto, e anche, devo dire la verità, che non ci tengo molto, perché mi spaventerebbe, ho paura. Però quello che è certo è che continuamente mi ha mandato i Suoi angeli, dal primo sguardo della mia mamma al vescovo che stasera mi ha invitato a cena nella sua casa, io continuamente sono stato in mano agli angeli. E pensate che è stata così visitata la mia vita, che io ho l'impressione che non ci sia nessuno che mi abbia voluto male. Nessuno. E Dio mi ha sempre confermato del suo amore con tutte le persone e tutti gli avvenimenti con i quali ha cercato e ha avvolto la mia vita. E adesso? E adesso dice, allora vai e fai anche tu così. Certo, capite? Questa è la meraviglia. Perché di solito la parabola del Samaritano attrae talmente nella condizione di quell'uomo che è mezzo morto e che ha ricevuto tutto questo aiuto, che si bada un po' meno all'atto fortissimo che capita nell'anima del Samaritano, perché quello lì cambia, In quel s'impietosire, invece che dargli la randellata, s'impietosisce, prende cura, lo porta all'albergo, lo affida all'altro, capite? È una conversione enorme, è vero, quella di questo Samaritano. È la conversione che il Signore aspetta da noi. Aspetta da noi. E sempre questo Ivan Illich, che è un soggetto interessante, è proprio il bordo dell'ortodossia, però era un prete anche, fra l'altro. È vero. Lui dice, ma pensa bene però per quel samaritano che gran regalo è stato quell'ebreo mezzo morto. Ma cosa dici? Sì, perché è stata l'occasione. È vero. È stata l'occasione. Studiavo all'università dei Gesuiti, disastro, perché gli anni del concilio, quindi sempre andare a tutte le riunioni, disastro. Gli studi, vabbè. E abitavo in una borgata, 17° chilometro della via Casilina. Ricordo che non c'era neanche l'acqua, e quindi tutti i giorni veniva un autobotte a portare l'acqua potabile agli abitanti della borgata. Mi ricordo che c'erano proprio molti bambini che morivano di tifo, per dirvi, insomma, proprio situazioni molto difficili. E poi, no, sì, certamente parecchie decine di anni fa, ma insomma, non... E lì muore una mamma, lascia 4 bambini e una bambina di 1 anno e mezzo, 1 anno e 3 mesi. Ma, cosa facciamo? Telefono a mio padre veniva spesso a Roma perché era un uomo importante, io... gli dico, senti, se vieni giù con l'automobile ho dei libri da portare. Va bene, in realtà avevo la bambina da portare, allora ho preso sulla bambina, l'ho portata a casa, i miei, la bambina, e abbiamo fatto l'estate insieme, delle villeggiature, cioè, vigilia della partenza per l'università, per la Gregoriana, per Roma, non sapevo come fare, al sera ho detto, vi devo dire che io, queste bambine, non so dove metterla però. Ma mio padre, si vede che farai il prete, perché tutte queste chiacchiere inutili, lascia perdere, è già qui, la lasci qui. È diventata loro figlia, Sono riusciti anche ad adottarla, anche se erano un po' vecchiotti. Insomma, un gran regalo. Era la più giovane di gran lunga di noi, che eravamo già 4, 5. È stata lei che ha fatto più compagnia ai nostri genitori. Fino alla fine, con una dolcezza infinita. L'unica vendetta di mio papà era che la portava in giro per Mantova, io sono di Mantova, per Mantova sul cannone della bici, la portava in giro così. Allora lo fermavano e gli dicevano, ma signor, lui è un notaio, signor notaio, ma è questa bambina? E lui rispondeva, è la bambina di mio figlio prete. Dunque, non ero un prete, la bambina non era, insomma, non era mia, ma non l'avevo fatta io, però insomma fu la sua piccola vendetta. Poi una figlia, un gran regalo. I poveri,
I poveri, sapete, sono un gran regalo, un gran regalo, un gran regalo. È vero? Beh, 25 anni fa, no? Un ragazzino, bisogna pensare a qualche cosa per quel ragazzino, non va bene, non va bene, non ha mai parlato, da quando è nato non ha mai parlato, e però la sua famiglia non ce la fa, non ce la fa. Ho mandato delle mamme della parrocchia a vederlo, andate un po' a vedere com'è. Sono tornate e ho detto, va bene, prendetela, però se lo prendete smettete di fare i monaci, il silenzio, il canto, la preghiera, per questo qui ve la dà lui, perché... Passato l'estate, stavamo malissimo, non siamo andati a vederlo e vi ha detto ce lo portate, buona, lo pigliamo com'è. Massimo si chiama, lui non ha mai parlato. Ne abbiamo fatti di tutti i colori, li abbiamo portato dappertutto per vedere, niente. Abbiamo capito che dovevamo imparare noi il suo linguaggio. Lui è diventato la persona più importante della nostra vita. Non abbiamo un segno più grande del Signore Gesù in casa. Mi ricordo che agli inizi, quando noi facciamo il ritiro, così c'erano delle famiglie di amici che ci pigliavano Massimo, dicevano lo teniamo noi intanto che voi andate a fare le preghiere. Poi, ok, ce lo portiamo sempre dietro. Guai se non c'è. Un tesoro infinito. Capite? E ci capiamo tutto con lo sguardo. E vi assicuro che lui capisce tutto, tanto che prima si parlava di lui. Sapete quando una persona vale poco, no? Uno dei segni è che si parla di lui in sua presenza. Come sta oggi? O glielo chiedi o stai zitto. È sempre più prezioso, sempre più prezioso. Un regalo meraviglioso. Non si può troppo tirare la corda su questa roba della periferia e dell'albergo, perché? Perché la solitudine fa dei brutti scherzi, non bisogna essere da soli. E quindi bisognerebbe mettere insieme nella Chiesa due cose, e cioè delle scelte personali, dammelo pure, e il fatto però che voi mi preparate la pasta asciutta e mi dite il Padre Nostro, va bene? Facciamo un accordo, Alla COP ci vai tu a farmi la spesa però, Io faccio... È vero, sì, perché da soli non si può essere. È vero, non è fisiologico nella comunità cristiana questa solitudine. Allora però, mettendo insieme queste due cose, a questa faccenda bisognerebbe entrare dentro. Cioè celebrare la parabola del Samaritano. Io sono stato cercato e trovato, adesso posso fare anch'io così. Vieni, esperto, ma mica perché sono niente di speciale, è perché non posso che passarti quello che ho ricevuto io per primo, capite? Io per primo l'ho ricevuto, io sono un poveretto, lui mi ha riempito di regalo, e facciamo un po' insieme il regalo, bene? Lo suddividiamo il regalo. Ecco, credo che quindi qui il Papa voglia dirci che la meraviglia che abbiamo ricevuto, questo è il punto, capite? La meraviglia che abbiamo ricevuto, possiamo parteciparla a tante persone. Bisogna riscoprirla questa meraviglia. Ho un gruppo di nonni e noi abbiamo un patto che quando uno compie 60 anni deve cominciare a scrivere la storia della sua vita, che è la storia della tua salvezza, la tua storia della salvezza, la tua meravigliosa storia della salvezza. Protettrice di tutto questo è la Madre di Dio. Lei è, su questo ha capito tutto. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio. Oh, sei contentona, beh. Perché? Perché pensa a tutto quello che le è capitato. Capite? Riflettere sulla propria storia per scoprire le meraviglie che il Signore ha fatto per noi. Ricordate quando gli ebrei passavano per le strade là del deserto e gli altri lo vedevano e dicevano, ma questi qui, grandi cose ha fatto il Signore per loro. A forza di sentirselo dire, l'hanno imparato anche loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. E anche lei, la ragazza di Nazareth, l'ha imparato anche lei. La mia anima magnifica il Signore, perché lui ha guardato. Qui c'è l'errore cattivo del traduttore italiano, che dice che ha guardato all'umiltà della sua serva. Non è mica vero, sapete. Dice una parola più dura, più povera. Dice una parola che c'è ancora in un italiano che nessuno usa più,
la parola tapino, sì, un povero tapino, è come se lei dicesse che Dio ha guardato alla mia tapineria, e però mi chiameranno beata tutti i secoli perché ha fatto in me cose meravigliose. Tutto parte da questo, dalla riscoperta della nostra meravigliosa storia. Il Signore ha fatto meraviglie per te. Ripercorrere la nostra storia come storia della nostra salvezza, perché dopo, sapete, quello che andremo a dire è quello che mi è capitato, perché possa capitare anche a te. La fede non è una dottrina, questo è uno dei grandi punti, secondo me, del vescovo argentino, è vero? No, è semplicemente la tua storia. Ti ricordi quando avevi 3 anni, poi ti ricordi quella sgridata, ti ricordi quella fatica, quell'errore, te lo ricordi? E quella malattia che ti è capitata, te la ricordi? E poi cosa è successo? Certo. Vedete San Paolo, quando deve raccontare del Signore, parla di sé. Certo. E quindi questa è la meraviglia, è restituire il Vangelo che abbiamo ricevuto. E quindi la gioia di una storia che si comunica e che quindi si continua a riprodurre. Ma dunque, il samaritano è un samaritano o è anche Gesù? E l'uomo ferito è un uomo, è un ebreo ferito o è Gesù? C'è uno scambio. Ognuno di noi, è vero, è il ferito salvato che adesso può allargare la mano di colui che dà una mano. Allora pensate come le energie della comunità ecclesiale si dilateranno. A tutte le età. Anzi, magari per i ragazzi è un po' più difficile, ma per noi che abbiamo una storia lunga della salvezza. Ma se non sono più in grado di far niente, non puoi raccontare? No, non sono più neanche capace di raccontare. Sei capace di pregare? Non sei mai finito. I cristiani non vanno mai in pensione, mai. È vero? A un certo punto l'azione non si riesce più a farla, allora cosa si fa dopo l'azione? Si fa la passione. A un certo punto lui parla meno, fa meno miracoli, e poi alla fine c'è la croce, e la croce è la massima potenza. Nella mia parrocchia di periferia abbiamo stabilito una regola, che nella nostra parrocchia è proibito morire. Cane, ma come si fa però? No, proibito. L'ho imparato da mio papà, perché quando la morte ha suonato il campanello di casa quella mattina lì, i miei fratelli erano bravissimi a dire i salmi, io gridavo in giardino al buon Dio, ma sei uno sciagurato, perché è il mio padre nello spirito quello lì, te me lo porti via, ma cosa ti salta in me? Insomma, quindi ero in pessime condizioni. A un certo punto, verso le 7 della mattina, arriva la morte in casa, suona il campanello, entra, e lì è successa una cosa enorme, che di fatto non ha trovato niente, perché lui era tutto speso. Era uno anche che avevo, credo, guadagnato molto, non c'erano neanche i soldi del funerale, glieli ho pagati io da curato di campagna. Ecco, è per quelli che non bisogna morire, bisogna spendere la vita, la morte, bisogna fregarla, in maniera che quando arriva, spiace, c'è più niente, è stato tutto già donato, è stato tutto regalato, è stato tutto offerto. La vita è veramente data. Ti voglio un bene da morire? Sì, ti voglio proprio un bene da morire. Grazie. Una volta si diceva l'Ave Maria in chiesa, adesso... Eccellenza.
Lasciamo adesso la parola al Vescovo per le sue parole di conclusione, la preghiera e la benedizione. Ricordo che questo incontro, la registrazione di questo incontro così emozionante, così coinvolgente con Don Giovanni, verrà poi trasmesso venerdì prossimo alla sera, dopo la trasmissione I giorni della Chiesa, circa alle 22:15 sul canale 91. Lunedì scorso, verso quest'ora, magari un po' più tardi, insieme a Luigi Accattoli siamo stati gli ultimi a uscire da qui, da Sant'Agostino. E fuori c'era un gruppo di ragazzi che non so se avevano cambiato l'acqua in vino o scambiato il vino per acqua, avete capito. E una di queste ci ha inseguito, non mi pare che avesse capito che io ero prete, un vescovo, e invece ha puntato su Accattoli e ha detto: io vorrei parlare di teologia. Io sto per rispondere, ma a quest'ora, queste condizioni, lasciamo perdere, non so. Invece Accattoli ha attaccato bottone e alla fine ha detto: guarda, facciamo così, adesso dobbiamo chiudere, comunque tu lunedì prossimo vieni qua in questa chiesa e ci sarà un prete che ti parla di teologia, ti parla di Dio. Io non so se è qua questa ragazza. Cioè, ma mi sembra che davvero questa sera Don Giovanni ci abbia parlato di Dio, di Dio, e di questo Dio che si nasconde nel povero e che fa del povero il suo vicario. Avevo fame e tu mi hai dato da mangiare. E penso che non ci sia bisogno di altre parole, c'è solo bisogno di pregare, ecco, di pregare Maria, la discepola del Signore. Noi la vogliamo pregare, Don Giovanni, per te, e tu pregala per noi, perché su queste cose non ci prendiamo gioco di Dio. Anche stasera recitiamo tre strofe della preghiera a Maria come stella della nuova evangelizzazione. Ad ogni strofa vi invito a ripetere l'invocazione iniziale. Maria, sostegno della nostra fede, prega per noi. Inquietaci, Maria, quando dimentichiamo che credere in Gesù non è privilegio da rivendicare, ma dono da condividere. Maria, sostegno della nostra fede, prega per noi. Maria, Vergine orante nel Cenacolo, prega per noi. Sostegno della nostra fede, prega per noi. Aiutaci, Maria, ad essere cordialmente uniti nell'essenziale, ma capaci di convergere anche nell'opinabile. Maria, Madre della Pace, sostienici nel disarmare la vendetta con il perdono, nel ribattere all'odio con l'amore, perché la tenerezza sconfigga ogni brutta violenza. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Prima della benedizione vorrei ricordare il prossimo appuntamento.
Lunedì 16 marzo, sempre alle ore 21, l'annuncio del Vangelo nel tempo presente, trovare una nuova carne per la parola di Dio, un'espressione tratta dalla gioia del Vangelo di Papa Francesco. E sarà con noi Paolo Ricca della Facoltà Teologica Valdese. Il Signore sia con voi. Che il Signore, fratelli e sorelle, sia davanti a voi per guidarvi, dietro a voi per difendervi, accanto a voi per accompagnarvi, proteggervi e consolarvi. Che vi mostri il suo volto e vi dia pace e faccia di voi uno strumento della sua pace. Che vi illumini, vi accompagni, vi assista e vi benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata e alla settimana prossima.